Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il vostro spirito. Eccellenza reverendissima e caro fratello Vescovo Vito, reverendissima Madre Generale, reverendissimo Monsignor Lattanzio, postulatore, care sorelle, cari fratelli. Ho il piacere di essere presente a quest'atto solenne per l'inizio del discernimento delle virtù eroiche del compianto cardinale Gilberto Agustoni. Sì, avete sentito bene, sono proprio realmente presente, anche se rappresentato dal mio delegato, perché con la preghiera si raggiungono tutti, ovunque siano, in cielo e sulla terra. Al di là dell'esito certamente positivo del processo di canonizzazione, il nostro cardinale Gilberto Agustoni verrà sempre ricordato come fedelissimo servitore della Chiesa. Egli ha servito a lungo la Santa Sede, sempre all'ombra della cupola della Basilica di San Pietro in Vaticano, presso la tomba del Principe degli Apostoli, e tuttavia è sempre rimasto nell'ombra, come l'umile e il servitore inutile auspicato da Gesù nel Vangelo, affinché rimanga sempre chiaro per tutti che è solo Lui, Gesù, l'unico sole di giustizia a reggere la Chiesa e il mondo. Nel contempo, provvidenzialmente, il nostro cardinale Gilberto è rimasto sempre discretamente, ma attivamente, all'ombra di un'altra realtà, quella della vostra comunità di suore di Santa Maria di Leuca, tanto care alla diocesi di Lugano, affinché sia chiaro anche per voi che è Cristo stesso l'unico a guidarvi sulle orme del vostro carisma ora e sempre. Sono lieto che Monsignor Nicola Zanini, accompagnato da uno dei nostri cari seminaristi, Davide Santini, possa essere fisicamente con voi in questo suggestivo atto di riconoscimento verso il vostro e nostro cardinale. Essendo dunque presente anch'io per opera della nostra comune preghiera, vorrei augurare a ciascuno e a ciascuna di voi, radunati nel ricordo del compianto cardinale, l'aspirazione alla santità, come più potente antidoto alla fatica e alla tentazione di smarrimento nel mondo e nella Chiesa di oggi. Dio vi benedica. Alain de Rémy, Vescovo, Amministratore Apostolico della Diocesi di Lugano. Con il saluto anche dell'amministratore apostolico di Lugano, celebriamo questa liturgia in cui vogliamo contemplare il Cristo, Signore del Re della storia, la meta finale del cammino dell'umanità e della nostra vita personale. E in questo contesto liturgico così significativo, anche vivere questo momento importante della vita della congregazione delle figlie di Santa Maria di Leuca, con l'inizio del processo per l'accertamento delle virtù eroiche del cardinale Gilberto Agustoni. Viviamo dunque con grande intensità, affidiamo anche alla Madonna questo cammino perché possa essere di esempio e di sprone, di stimolo per la nostra vita cristiana e il nostro percorso di santità. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio e a voi che avete visto me, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, che supplico la beata e sempre Vergine Maria. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo, laudamus te, benedicimus te, adoramus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Filii Unigenite Iesu Christe, qui tollis peccata mundi miserere nobis. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Tu solus Dominus, cum sancto spiritu in gloria Dei Patris. Amen.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto ricapitolare tutte le cose in Cristo tuo Figlio, Re dell'universo, fa che ogni creatura, libera dalla schiavitù del peccato, ti serva e ti lodi senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni vennero tutte le tribù di Israele da Davide a Hebron e gli dissero: ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai capo di Israele. Vennero dunque tutti gli anziani di Israele dal re a Hebron. Il re Davide concluse con loro un'alleanza a Hebron davanti al Signore, ed essi unsero Davide re di Israele. Parola di Dio. Andremo con gioia alla casa del Signore. Andremo con gioia alla casa del Signore. Quale gioia quando mi dissero: andiamo alla casa del Signore. E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. Andiamo con gioia alla casa del Signore. Gerusalemme è costruita come città salda e compatta, la salgono insieme le tribù del Signore. Andiamo con gioia alla casa del Signore. Per lodare il nome del Signore, secondo la legge di Israele, là sono posti i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, ringraziate con gioia il Padre, che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del Suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui,
Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra e sia quelle che stanno nei cieli. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. I capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri, salvi se stesso, se lui il Cristo di Dio, l'eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso». Parola del Signore.
Reverenda Madre Generale, Suor Ilaria Nicolardi, care sorelle, carissimi sacerdoti, in particolare voglio salutare il Vicario Generale della Diocesi di Lugano. È un momento, è un gesto anche molto bello quello che avete compiuto, di una vicinanza anche fisica a questa celebrazione, oltre che quella spirituale. Saluto il postulatore, Monsignor Sabino Lattanzio, il Vicario Generale, tutti i sacerdoti, voi fedeli. Siamo riuniti in assemblea liturgica per celebrare e per assaporare il buon odore dei santi. In questa circostanza, infatti, sarà dato avvio al processo di beatificazione del Cardinale Gilberto Accustoni, dopo quelli che negli anni scorsi hanno riguardato la venerabile Madre Elisa Martinez e la serva di Dio, Suor Teresa Lanfranco. La tradizione popolare ha certamente ragione quando parla del buon odore dei santi, come l'espandersi del profumo di Cristo. Così dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Corinzi, parla del profumo di Cristo. E i santi sono quelli che lasciano, come dire, nel tempo ci fanno gustare questo profumo. La Chiesa, infatti, è il giardino di Dio. Il Padre è il giardiniere, lo Spirito Santo, il vento leggero e talvolta impetuoso che sparge nel mondo il profumo di Cristo risorto. L'odore di santità è il segno e l'anticipazione di ciò che la carne è chiamata a diventare nel regno di Dio, risorta, eterna, al di là di ogni corruzione. Il buon odore dei santi è una fragranza, una dolcezza eccezionale, percepibile anche all'olfatto, ma di origine sconosciuta per la scienza. Lo spettro della fragranza, ci sono molte modalità, come nella vita umana ci sono molti profumi, così anche nella santità. Ce ne sono tanti. E molte le registrano gli annali della mistica. Tra tutti, naturalmente, spicca l'aroma di rosa, che evoca la presenza della Madonna, le rose di Maria, profumo delle rose. Il legame tra il profumo e la santità ha una base biblica, non è un'invenzione, una cosa, diciamo, di persone un po' invasate. No, talvolta si pensa a queste cose. Il Cantico dei Cantici evoca la figura dell'amata, la sposa, la Chiesa, come un giardino pieno di dolci profumi. Bellissimo questo passo. Lì il Cantico dei Cantici dice, sì, odono tutti i profumi, il cinnamono, la cannella, e via dicendo. Anche gli scrittori sacri descrivono il paradiso in termini di dolcezza profumata. Così Onorio de Autun, San Pier de Amiani, il quale attribuisce ai profumi straordinari la funzione di annunciare gioie celesti. La vita di Gesù è incorniciata di profumi. Si va dalla nascita, nella quale i magi offrono in dono l'oro, ma anche l'incenso e la mirra. E ogni evangelista, diciamo, come dire, una sorta di, scusate se lo dico così, di bottega dei profumi. In ogni evangelista c'è una sorta di... Ed è bello leggere i Vangeli sotto questo aspetto, no? Sono molte anche le modalità di leggere i Vangeli, ma bisognerebbe anche leggerlo sotto questo aspetto del profumo che aleggia nella vita di Cristo. Naturalmente,
Questo si manifesta soprattutto nel mistero pasquale, che è, come dovremmo dire, il concentrato dei profumi. Il Venerdì Santo il corpo di Gesù viene avvolto da lini profumati, dice il Vangelo di Giovanni. Il primo giorno della settimana, al mattino, le donne si recano al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato per ungere il corpo di Cristo. Ma già prima della passione, questo è un momento importante, descritto dai sinottici e descritto anche e soprattutto dal Vangelo di Giovanni. Prima della passione, Maria Maddalena prende 300 grammi di profumo, di puro nardo assai prezioso. L'Evangelista qui, come al solito, è proprio minuzioso, ci tiene a dire che era di grande valore. E cospargi i piedi di Gesù. Così, è sempre l'Evangelista, l'aroma di quel profumo si diffonde in tutta la casa, che è come dire anticipatamente la Pasqua di Cristo che si diffonde nella Chiesa e nel mondo. Il gesto di Maria ha una forte carica simbolica, è segno dell'amore che si dona. La vita è dono e l'amore vero è sempre, sempre oltre, in uno spreco. È bello parlare lo spreco dell'amore, come quel profumo che era assai, era oltre quello che era necessario. Non si può capire nulla del messaggio di Gesù se si continua a ragionare solo nell'ottica dell'utile. L'amore, invece, è inutile, cioè gratuito. E quindi si potrebbe quasi dire che la santità è questione di naso. Il discepolo si lascia inebriare dal profumo di Cristo. Il vero discepolo è quello che assapora il profumo di Cristo e si lascia trascinare. Come avviene anche da noi, no? Passa una persona profumata e uno dice, avverto questo profumo. E corre dietro di lui senza indugio. Così dice il Cantico dei Cantici, non è una mia invenzione. Il Cantico dei Cantici dice, per la fragranza sono inebrianti i tuoi profumi, profumo olezzante il tuo nome, per questo le giovinette ti amano, attirami dietro a te. E corriamo. A questo versetto si riferisce Santa Teresa del Bambin Gesù, quando nella sua autobiografia scrive, ecco la mia preghiera, chiede a Gesù di attirarmi nelle fiamme del suo amore. Sento che più il fuoco dell'amore brucerà il mio cuore, più dirò attirami, e più le anime che si avvicineranno a me, povero piccolo pezzo di ferro inutile, se non mi allontanassi dal braciere divino, correranno veloci all'odore del profumo, perché un'anima infuocata d'amore non resta inattiva. Quello che ho detto finora è una specie di prologo per capire di che cosa stiamo parlando. Madre Elisa Martinez, Suor Teresa Lanfranco, Gilberto Alcustoni, il profumo che attira e tutti corrono dietro. Non è una cosa questa che stiamo facendo come, diciamo, soltanto esterna, esteriore, ma è come un realizzarsi di quello che la parola di Dio ci ha detto in questo senso. I santi sono coloro innamorati di Cristo che lo seguono dovunque egli vada, dice l'Apocalisse. Essi non hanno un progetto, non perseguono una meta scelta da loro, semplicemente si mettono al seguito di Cristo. Così ha fatto il cardinale Gilberto Augustoni. Già adolescente, nella richiesta di ammissione al seminario indirizzata al rettore del seminario di Lugano, il 25 agosto del 1934, egli scriveva:
Considero un onore grandissimo poter andare a servire nostro Signore. Pensavo già da prima così quando vedevo un prete. Ecco, un uomo felicissimo, dicevo. Si è lasciato attirare dal profumo dei preti che avrà incontrato a Lugano e che lo hanno, naturalmente, innanzitutto il fratello. La sua vita di esperto giurista, profondo teologo, liturgista aperto al rinnovamento conciliare, è ben sintetizzata nella lettera gratulatoria del 25 marzo 1996, scritta da San Giovanni Paolo II nella ricorrenza dei 50 anni di sacerdozio del cardinale. Il Papa, allora, San Giovanni Paolo II, scrive questa, come dice, sintetizza la vita, quasi per dire al postulatore, cominciamo la causa di, faccio io la sintesi, ve la do. E scrive, la massima parte del suo ministero sacerdotale, dopo un breve periodo dedicato all'azione cattolica nella diocesi di Lugano, l'ha passata qui, cioè a Roma, in vari ministeri, dove le sue virtù sacerdotali e le doti della sua mente perspicace sono ancora ricordate e onorate particolarmente presso la Congregazione del Sant'Uffizio, la Dottrina della Fede, il Tribunale della Rota Romana, la Congregazione del Clero, la Segnatura Apostolica, senza parlare degli innumerevoli contributi quale consultore e commissario per lunghi anni presso varie congregazioni di cui noi e i nostri predecessori abbiamo goduto i frutti. Ecco, per chi non conosce la vita di Gilberto Alcustone, l'ha vissuta quasi tutta a Roma, con tutti questi incarichi, fino appunto alla nomina a cardinale. Il legame spirituale tra il cardinale Alcustone e Madre Elisa è piuttosto fortuito, casuale, come le cose della vita. Avviene il 15 gennaio 1947 a Chiasso. Il papà del cardinale era il responsabile della stazione della dogana di Chiasso. E proprio lì fu un incontro casuale al confine tra l'Italia e la Svizzera, nella stazione della dogana, dove appunto lavorava il padre. Poche parole tra il giovane sacerdote appena ordinato, quindi molto giovane, e la giovane intraprendente suora, nasce una fraterna e contagiosa amicizia che segnerà entrambi in maniera indelebile fino alla conclusione delle loro vite terrene. Il legame tra di loro è caratterizzato da profonda amicizia spirituale e ammirazione vicendevole, come ci sono state nel tempo queste amicizie, no? San Francesco e Santa Chiara, Santa Chantal, con Francesco di Sales, insomma. È in questo che bisogna considerare, lo dico anche alle suore. Non è una cosa soltanto così che si sono incontrati, è un'amicizia spirituale. Tanto che, considerando le fatiche e i sacrifici affrontati da Madre Elisa per dare vita e consolidare la sua famiglia spirituale, il cardinale annota, è una frase molto bella questa, che è come dire una sorta di elogio di Madre Elisa, dice, ella veramente ha osato molto, quasi l'impossibile. È il più bel ritratto questo di Madre Elisa. La nomina cardinalizia fu predetta da Madre Elisa molto tempo prima. Aveva detto, guardi che tu diventerai cardinale. Gilberto Alcustone diceva, no, ma come faccio io? Poi è diventato cardinale. E ha accolto questa nomina nella consapevolezza, adesso leggo le sue parole, che quanto più grandi sono le responsabilità, tanto più occorre l'aiuto del Signore per essere fedeli, e per non fare motivo di condanna quando verrà il momento della verità, perché neppure la porpora può coprire la miseria.
di una vita povera agli occhi del Signore. La santità del cardinale dunque è strettamente legata a quella di Madre Elisa ed è caratterizzata, vorrei che le suore stessero attenti a questo punto, è caratterizzata dal suo essere stato padre spirituale, protettore, custode e garante del carisma di Madre Elisa. Non posso prendere tutte e quattro le cose, sottolineo soltanto la prima, che forse è quella più importante, il padre spirituale. Facendo eco alla lettera apostolica di Papa Francesco Patris Corde, con cuore di padre, riferita a San Giuseppe, potremmo dire che il cardinale Augustoni ha imitato alcune, mi raccomando, non tutte, se no facciamo un altro San Giuseppe, alcune virtù, e sono soprattutto tre: padre amabile, padre nell'obbedienza, padre nell'ombra. Innanzitutto padre amabile, col dono della vita, col dono di sé, col dono del suo lavoro. Il cardinale ha esercitato la sua paternità nei confronti della congregazione per renderla una comunità gioiosa, che canta con le labbra le lodi del Signore e serve i fratelli più poveri con la vita. Si possono applicare alle sue persone quanto egli afferma nei riguardi del fratello Don Luigi, perché a un certo punto lui traccia un bel quadro del fratello, ma quello che lui dice del fratello noi lo trasportiamo al cardinale. La nostra comunità è diventata un esempio di comunità religiosa orante e cantante. La madre maestra qui ne sarà contenta. Sensibile al magistero della liturgia, fonte ineguagliabile di formazione spirituale. Questa è una cosa molto importante, perché avendo, come dire, essendo state a lavorare in questi dicasteri, il concilio, i documenti, avendo una sensibilità sua oltre che familiare con il fratello, il cardinale Augustoni sapeva benissimo che la liturgia è la maestra della vita spirituale. È stato anche padre nell'obbedienza alla Chiesa e al carisma ricevuto da Madre Elisa. Ha imparato a fare sempre la volontà del Padre anche nei momenti più difficili della vita di Madre Elisa e della congregazione, e voi sapete bene a cosa mi riferisco. Mentre Madre Elisa, la congregazione attraversavano momenti particolari, lui è rimasto lì, nell'obbedienza. E soprattutto è rimasto padre nell'ombra, cioè nel nascondimento, sia nel senso di avere, di essere rimasto, come dire così, da parte, sia nel senso di aver richiamato il volto ineffabile di Dio Padre. Questo dice il Papa a proposito di San Giuseppe. Il Padre è come l'ombra del Padre Celeste. Soprattutto agisce secondo la logica dell'amore, che è una logica di libertà e di cura amorevole, mai di possesso e di dominio. Il cardinale non si è appropriato della comunità religiosa, verrebbe da dire, no? Qualche altro avrebbe detto alle suore, oi, che io sono il cardinale, quindi, no, dovete ascoltare. Qualche altro l'avrebbe detto, non invece il cardinale Augustoni. Non si è mai appropriato della comunità, non l'ha trattenuta con la sua autorità, non l'ha imprigionata, ma l'ha resa capace di scelte libere e autonome. Per questo il biografo annota: di sicuro le suore figlie di Santa Maria di Leuca
che hanno seguito gran parte della sua vita, lo avranno sempre nel cuore e non si stanco mai di pregare per lui, recitando ogni giorno la giaculatoria che 2 giorni prima di lasciare questa terra ha lasciato loro. Prima di morire ha detto alle suore: mi raccomando, pregate con questi 2 giaculatori. Forse ve le siete dimenticate, spero di no. No, lo so, però qualche dubbio può venire, no? Soprattutto le più giovani. E le giaculatori sono queste: Gesù ti amo sempre. Ecco, avete visto? Adesso facciamo sante tutte le suore. In questa solennità di Cristo Re è opportuno richiamare un incitamento contenuto nell'omelia pronunciata dal Cardinale nella stessa ricorrenza nel 1994. Diceva così: chi è chiamato a occupare nel Regno di Cristo un posto, addirittura uno stato di vita particolare, era proprio rivolto alle suore, non onorifico ma effettivo e apostolico, deve testimoniare la propria fedeltà al Re, certamente con la vita personale, ma anche con la vita comunitaria religiosa deve rendere testimonianza della dignità regale e sacerdotale, perché deve essere un segno visibile, splendente, quale posizione del Regno di Cristo, la cui legge è l'amore e lo scopo e la gloria del Padre. In questa liturgia eucaristica, dunque, glorifichiamo Cristo a immagine della Chiesa Celeste dei Beati che sono intorno all'agnello, come dice l'Apocalisse, avendo ciascuno un'arpa e coppe d'oro colme di profumi. Anche là, paradiso, ci sono le coppe dei profumi, che sono le preghiere dei santi. Affidiamo l'indagine sulle virtù del servo di Dio, Cardinale Gerberto Augustoni, alla Vergine di Leuca. Sarà lei, insieme alla venerabile Madelisa Martinez e alla serva di Dio Sor Teresa Lanfranco, a portare a compimento questo percorso. Non solo la Madre Ilaria, ma soprattutto la Madre Martinez. Affinché, come sono stati uniti in terra nel guidare con amore le figlie di Santa Maria di Leuca, possano insieme cantare in cielo le lodi del Signore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero.
Cristo è il Re dell'universo, il Signore della Chiesa. Rivolgiamo a Lui la nostra fiduciosa preghiera perché tutto il mondo si rinnovi nella giustizia e nell'amore. Preghiamo e diciamo insieme: Gesù Signore, ascoltaci. Gesù Signore, ascoltaci. Per la Santa Chiesa, perché unita in Cristo, mite Re di pace, esprima la luce del Vangelo, la giustizia nuova che Egli ha promulgato dalla croce, preghiamo. Gesù Signore, ascoltaci. Per Sua Eccellenza Monsignor Vito Angiulli e per tutti i sacerdoti concelebrandi, siano instancabili messaggeri della parola e della misericordia di Cristo Buon Pastore. Con la parola e l'esempio siano guide sicure per condurre verso la santità il gregge loro affidato. Preghiamo. Per Madre Ilaria e le sue collaboratrici, sostenute dallo Spirito Santo, compiono fedelmente la missione loro affidata con saggezza e carità, guidando il nostro istituto delle figlie di Santa Maria di Leuca, secondo il disegno di Dio. Preghiamo. Per il nostro istituto, renda grazie al Signore per tutti i benefici ricevuti, grazie agli esempi e agli insegnamenti dell'eminentissimo Padre Gilberto Augustoni. Il sereno e fruttuoso svolgimento della inchiesta diocesana per la causa di beatificazione e canonizzazione possa contribuire a portare i frutti di rinnovamento spirituale all'interno della Chiesa universale. Preghiamo. Per la società in cui viviamo, perché riconosca in ogni essere umano la presenza del Figlio di Dio, che un giorno verrà a giudicare il mondo. Preghiamo. Signore Gesù, che sulla croce hai spezzato il giogo del peccato e della morte, estendi a tutti noi la tua signoria di grazia e di pace. Donaci la certezza che ogni umana fatica è un germe che si apre alla realtà beatificante del tuo regno. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti offriamo, Padre, il sacrificio di Cristo per la nostra riconciliazione e ti preghiamo umilmente, il tuo Figlio conceda a tutti i popoli il dono dell'unità e della pace. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, tu con olio di esultanza hai consacrato sacerdote eterno e re dell'universo il tuo Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore nostro. Egli, sacrificando se stesso, immacolata vittima di pace sull'altare della croce, portò a compimento i misteri dell'umana redenzione e assoggettò al suo potere tutte le creature. Offri alla tua maestà infinita il regno eterno e universale, regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni, alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Vito, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Amen.
Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un gesto di pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Comunione, veniamo con ordine su due file dal corridoio centrale, ritornando poi dai due lati della chiesa. Chi è alla mia destra e alla mia sinistra, poi verremo lì a distribuire l'Eucaristia. Thank you.
Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con il pane della vita immortale, fa che obbediamo con gioia ai comandamenti di Cristo, Re dell'universo, per vivere senza fine con Lui nel regno dei cieli. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente e misericordioso vi benedica, vi dia il dono della vera sapienza, portatrice di salvezza. Amen. Vi illumini sempre con gli insegnamenti della fede e vi aiuti a perseverare nel bene. Amen. Guidi i vostri passi nel cammino verso di Lui e vi mostri la via della carità e della pace. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Thank you.
un attimo che ci sistema, ti faccio sentire. Eccellenza, in qualità di postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio, il Cardinal Gilberto Agostoni, prefetto emerito del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e garante del carisma dell'Istituto delle Figlie di Santa Maria di Leuca, morto a Roma il 13 gennaio 2017, il 22 febbraio 2022 gli ho presentato il supplice libello in cui chiedevo che si avviasse un'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità del suddetto servo di Dio ticinese. Oggi lei sta per insediare il tribunale che avrà il compito di ascoltare i testi. Questo evento di grazia sicuramente tornerà a vantaggio della Chiesa tutta, che il servo di Dio ha servito con instancabile impegno e amore nei vari dicasteri vaticani, dell'Istituto delle Figlie di Santa Maria di Leuca, che lo ha avuto come padre maestro, della Chiesa locale di Lugano, che lo ha generato alla fede, e di questa comunità diocesana di Ugento, Santa Maria di Leuca, culla del citato Istituto delle Figlie di Santa Maria di Leuca. Guardando a coloro che si sono distinti per integrità morale e santità di vita, anche noi siamo chiamati a seguire il loro esempio per meglio imitare Gesù, via, verità e vita. Segue ora il giuramento di rito del Vescovo, del delegato vescovile, che interrogherà i testimoni, del promotore di giustizia, che garantirà il corretto procedimento dell'iter processuale, del notaio attuario, Sor Anastasia, che redigerà i verbali, del postulatore della causa, e infine segue la lettura del verbale da parte del cancelliere della diocesi.
Nel nome di Dio, Amen. Io, Monsignor Vito Angiuli, Vescovo di Ugento Santa Maria di Leuca, giuro di adempiere con fedeltà e diligenza il compito che mi spetta nell'inchiesta sulla vita, virtù e fama di santità del servo di Dio Gilberto Agustoni. Giuro inoltre di conservare il segreto su tutte quelle cose che potrebbero diffamare il servo di Dio e altre persone, come pure giuro di voler restare libero da compromessi e condizionamenti. Che Dio mi assista. Nel nome di Dio, Amen. Io, sacerdote Giovanni Leo, delegato vescovile nell'inchiesta sulla vita, virtù e fama di santità del servo di Dio Gilberto Agustoni, giuro di compiere fedelmente l'incarico che mi è stato affidato, di non dire o fare nulla che direttamente o indirettamente possa attentare alla verità o alla giustizia, o che possa limitare la libertà dei testimoni. Che Dio mi assista e mi aiutino queste sacre scritture. Nel nome di Dio, Amen. Io, Padre Michele Domenico Cilli, promotore di giustizia dell'inchiesta sulla virtù, la vita e la fama di santità del servo di Dio Gilberto Agustoni, giuro di compiere fedelmente l'incarico che mi è stato affidato, di non dire o fare nulla che direttamente o indirettamente possa attentare alla verità o alla giustizia, o che possa limitare la libertà dei testimoni. Che Dio mi assista e mi aiutino queste sacre scritture. Nel nome di Dio, Amen. Io, Suor Anastasia Mendoza, notaio dell'inchiesta sulla vita, virtù e fama di santità del servo di Dio Gilberto Agustoni, giuro di compiere fedelmente l'incarico che mi è stato affidato, di non dire o fare nulla che direttamente o indirettamente possa attentare alla verità o alla giustizia, o che possa limitare la libertà dei testimoni. Che Dio mi assista e mi aiutino queste sacre scritture. Nel nome di Dio, Amen. Io, Monsignor Sabino Amedeo Lattanzio, postulatore della causa del servo di Dio, Gilberto Agustoni, giuro di compiere fedelmente l'incarico che mi è stato affidato e di non dire o fare nulla che direttamente o indirettamente possa attentare alla verità o alla giustizia, o che possa limitare la libertà dei testimoni. Che Dio mi assista e mi aiutino queste sacre scritture. Adesso segue, ecco, la posizione delle firme al giuramento che è stato fatto. Thank you.
Io, Suor Anastasia Mendoza, notaio dell'inchiesta, dichiarato di aver ricevuto dal Cancelliere della Diocesi gli atti della sessione di apertura dell'inchiesta e i sommenzionati documenti. Adesso il cancelliere della diocesi darà lettura della sintesi del verbale di questa prima sessione. Nel nome di Dio, amen. Nell'anno del Signore 2022, il giorno 19 di novembre alle ore 18:30 all'Euca, nella Basilica Santuario di Santa Maria de Finibus Terre, di questa diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca, dopo la solenne concelebrazione eucaristica, davanti all'Eccellentissimo Monsignor Vito Angiuli, Vescovo di Ugento, Santa Maria di Leuca, presenti il Reverendo Sacerdote Giovanni Leo, Delegato Vescovile, il Reverendo Padre Michele Domenico Cilli, promotore di giustizia legittimamente citato, la Reverenda Suor Anastasia Mendoza, notaio, compare il Reverendissimo Monsignor Sabino Amedeo Lattanzio, postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio Gilberto Agustoni, prefetto emerito del Supremo Tribunale della segnatura apostolica. Egli esibisce il libello di domanda con editto per i fedeli. In seguito, io, cancelliere della diocesi, procedo alla lettura del decreto dell'accettazione del libello di domanda del postulatore e della nomina degli ufficiali dell'inchiesta pubblicato dall'Eccellentissimo Vescovo. Terminata la lettura, il Vescovo conferma la nomina degli ufficiali dell'inchiesta, i quali accettano l'incarico, mostrandosi disposti a svolgere il loro ufficio con fedeltà e ad osservare il segreto istruttorio d'ufficio. Immediatamente tutti, stando in piedi, prestano il giuramento di rito. Il Vescovo tocca la mano con la croce pettorale e fa il suo giuramento. Lo stesso a seguire fa il delegato vescovile dell'inchiesta, il promotore di giustizia, il notaio attuario e infine il postulatore. A conclusione, io, cancelliere, allego gli atti di questa sessione di apertura, gli atti primordiali della medesima. Poi il delegato vescovile indica come luogo per interrogare i testimoni e presentare le altre prove la sede del Tribunale diocesano, sito nella sacrestia museale della Basilica di Leuca di Santa Maria de Finibus Terre. Così pure il delegato vescovile decreta che la sessione seguente si tenga il giorno 21 corrente mese alle ore 9:30 nel luogo sopra indicato. Di tutti gli atti
posti in questa sessione di apertura, io sottoscritto cancelliere della diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca, ho steso il presente verbale e in fede di ciò l'ho firmato e timbrato con il mio timbro. Dato in Leuca il 19 novembre 2022, Monsignor Agostino Bagnato, cancelliere della diocesi. Grazie a Dio. Ringrazio il nostro Vescovo, prima di tutto per questa omelia da Padre della Chiesa, o non so, alla San Giovanni della Croce, perché è proprio stato poetico oggi. Questo profumo ce l'ha fatto sentire in lungo e in largo. Ringrazio Madre Ilaria, ecco, Superiore Generale delle Figlie di Santa Maria di Leuca, per la fiducia che ha voluto riporre ancora una volta in me in questa terza causa di beatificazione. E Don Giovanni, il cancelliere, il vicario, tutti, ecco le suore che hanno veramente, è stata una celebrazione molto bella, raccolta e solenne. Come ci ha ricordato il Vescovo, la liturgia è la maestra della vita spirituale. Se si vive bene la liturgia, ecco, non è esteriorità, ma è interiorità. E quindi ringraziamo il Signore. Ora resta a noi, mentre il Tribunale va avanti per ascoltare i testimoni, raccogliere i documenti, a noi resta di pregare. Quindi è importante, ecco, l'intercessione dei santi, e poi perché? Perché sia elevato agli onori degli altari il nostro, ecco, amato cardinale, occorrono i miracoli, e quindi farlo conoscere. Portiamo anche queste immagini negli ospedali, nei luoghi di dolore, affidiamo alla sua intercessione tanti che soffrono. Dobbiamo ravvivare la fede, crederci in questo. Oggi la società è appiattita e quindi la nostra collaborazione può servire per risvegliare anche la fede. I santi ci aiutano, non solo per imitarli, per imitare poi Gesù Cristo, ma perché facciano risvegliare, ripeto, questa confidenza, questo abbandono fiducioso in Dio. E quindi ora insieme recitiamo la preghiera che è nell'ultima pagina anche del libretto o nell'immaginetta che è stata distribuita. Santissima Trinità, ti lodiamo e ti ringraziamo per averci donato il cardinale Gilberto Agostoni, tuo servo fedele, che si è speso con generoso impegno a servizio della Sede Apostolica e per il fine delle armi. Concedi la sua intercessione, la grazia che imploro nella speranza di vederlo glorificato. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Madre Ilaria, Eccellenza Reverendissima Monsignor Vito Angiulli, Reverendo Monsignor Sabino Amedeo Lattanzio, postulatore, Reverendi sacerdoti, tutti qui presenti e concelebranti, carissime consorelle, fedeli tutti. Sono trascorsi appena 5 anni dalla chiusura della fase diocesana della causa di beatificazione e canonizzazione della nostra cara Madre Fondatrice, la venerabile serva di Dio Elisa Martinez, prossima alla beatificazione. E oggi ci ritroviamo ancora una volta in questa stessa Basilica Santuario di Santa Maria di Leuca per dare inizio al processo diocesano che dovrà esaminare la vita, le virtù e la fama di santità del servo di Dio, il cardinale Gilberto Angelo Agostoni,
prefetto emerito del Supremo Tribunale della Signatura Apostolica. Da quel lontano 1947, quando Madre Elisa, in un incontro provvidenziale, conobbe in Svizzera l'allora giovane sacerdote Don Gilberto, la storia della nostra famiglia religiosa non si è più separata dalla storia del servo di Dio ticinese. Giunto a Roma nel 1950, a servizio della sede apostolica da quel momento, in unione di intenti con la nostra madre fondatrice, è divenuto nostro sostegno e guida. È riconosciuto all'unanimità dalle figlie di Santa Maria di Leuca, garante del carisma del nostro istituto. A lei, Eccellenza Reverendissima, al postulatore e ai membri del Tribunale, porgo i miei auguri, unitamente al ringraziamento e alla preghiera, perché il lavoro oggi iniziato porti frutti benefici per la maggior gloria di Dio e per il bene delle anime. Voglio altresì ringraziare Monsignor Nicola Zanini, nella cui veste di Vicario Generale rappresenta la diocesi di Lugano, a cui apparteneva l'eminentissimo cardinale. Rendo lode con voi al Signore per il dono del fecondo operato del servo di Dio in seno alla Chiesa e alla nostra famiglia religiosa. Vogliano le sue virtù rifulgere nel tempo come sole all'orizzonte e bussola che orienta il nostro cammino verso Cristo, Gesù, Re dell'universo e nostro Salvatore. Grazie. Come Presidente del Tribunale, dichiaro solennemente chiusa la sessione di apertura dell'inchiesta diocesana istruita in questa diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca per la canonizzazione del servo di Dio Gilberto Agustoni. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Adesso facciamo la foto con la madre, con le suore, e ringraziamo tutti per la vostra presenza.